Radio Freccia. Le 9:35 minuti alla Rock Morning Weekend Edition, è il momento del Little Talk insieme ai nostri due graditissimi ospiti, un grande ritorno anche su Radio Freccia, Andrea Colamedici e Maura Gancitano, benvenuti, bentrovata e bentrovato. Buongiorno. Grazie. Buongiorno a voi. Oh, buongiorno. Avete zittito tutti i treni in arrivo e in partenza, così siamo sereni? Sì. Sì, sì, no, ma siamo nella lounge, quindi non ci disturba. Non ci disturberà nessuno per parlare di non si può più dire niente, che non è solo una frase che sentiamo ripetere tante volte negli ultimi tempi, ma è anche un grandissimo evento che dal 20 luglio prenderà vita a Roma. 9:39 minuti in diretta nella Little Talk con Maura Gancitano, Andrea Colamedici, filosofi, scrittori, ideatori del progetto Tlon, e tra poco anche impegnati nell'evento Non si può più dire niente. Allora, intanto vi chiedo, è a rischio la libertà di espressione? No, non è a rischio, evidentemente, altrimenti non ci ritroveremmo con tutte queste posizioni differenti. Però sicuramente è in atto una polarizzazione che ci impedisce di dialogare con persone che hanno visioni differenti dalle nostre. Quindi quello che a noi interessa fare, che poi è quello che facciamo con la casa editrice, con i nostri social, è invece cercare di creare questo dialogo che è poi basato sulla democrazia, cioè proprio sul fondamento del nostro stare insieme, sulla possibilità di appunto di incontrarsi anche se poi le idee sono diverse. Che cos'è quindi Non si può più dire niente? In cosa consisterà questo evento? Che cosa ci aspetterà a Parco Appio a Roma? E chi soprattutto ci attenderà? Ci sarà una 3 giorni, 20, 21 e 22 luglio, durante i quali metteremo in dialogo tra loro delle posizioni che spesso invece restano sui social polarizzate e si guardano come se fossero delle istanze assurde e impensabili, e noi invece vogliamo creare un dialogo tra comici, quindi persone che lavorano con le parole, che lavorano nella musica, che lavorano con la comicità, che lavorano nell'attivismo, e quindi ci saranno da comici come Natalino Balasso, Emanuela Fanelli o Filippo Giardina, musicisti come la rappresentante di lista Willy Peyote, 99 posti, quindi persone molto diverse tra loro, attivisti come Lorenzo Gasparini, come filosofi come Leonardo Caffo, Giulia Blasi, Fabio Cantelli e Annibaldi, forse l'avrete visto in Zampa, una delle scoperte più interessanti degli ultimi anni per quel che ci riguarda. Ecco, tutte queste istanze differenti per ragionare su come possiamo ricostruire un territorio di dialogo e non di scontro sterile. Sì, perché alla fine quello, cioè, è lì che ci si va a sbattere su tante cose dette, ma nessuna conclusione ufficiale. E il fatto è che in questo momento noi abbiamo l'urgenza di creare un territorio di riflessione condivisa, perché essere intelligenti non significa semplicemente capire una cosa, ma significa soprattutto riuscire a contenere dentro di sé posizioni diverse e contraddittorie. L'intelligente non è quello che pensa una cosa sola, ma quello che è capace di pensare istanze differenti, di tenerle dentro di sé. E oggi invece siamo spinti a polarizzarci, a esprimerci costantemente pro o contro, a favore o avversi, certo. E questo è terribilmente pericoloso. Ecco, significa mettersi in crisi. A proposito del contenere, a me piace tantissimo l'immagine che avete scelto come locandina, questa specie di vasetto che racchiude tutti belli stretti i diversi appuntamenti. Mi dà proprio l'idea della compressione, una sorta di vaso di Pandora che quando è aperto poi può fare danni. Quanto è importante sapere di essere liberi, di potersi esprimere per poi non fare danni, magari scoppiando, per i singoli? È fondamentale, perché abbiamo bisogno anche di parlare di quello che pensiamo per riuscire a capirlo meglio e di parlarne con altre persone. Il fatto è che dobbiamo fare attenzione, quindi la ragione per cui a volte sembra che non si possa più dire niente è perché oggi le sensibilità, la sensibilità è molto più alta di un tempo, perché bisogna fare attenzione prima di parlare. Fare attenzione non è andare contro la libertà di espressione, ma prendersi cura delle altre persone, quindi è una questione anche etica. Si sente che sono filosofi comunque. Che c'è, come dire, una complessità nella realtà, in ciò che viviamo, che va ben oltre, no? Come giustamente dicevate voi, la polarizzazione, questo appiattimento, questa bidimensionalità che molto spesso invece ci offrono i social. E sicuramente Non si può più dire niente sarà un'occasione di confronto su tantissime tematiche.
È arrivato il momento della domanda intelligente, sappiatelo, perché sono l'unico, sarà dura, sono l'unico perché... tra i tre, quindi scusate, ma è quella più impegnativa che io ho in tasca. Ma prendo spunto semplicemente dal comunicato che è arrivato in merito a questo evento in cui sarete coinvolti a brevissimo, ossia cos'è davvero il politicamente corretto e soprattutto la cancel culture, che già qui ho faticato. Quindi datemi le risposte dell'una e dell'altra domanda. Ah, è molto complicato. Allora, politicamente corretto è, diciamo che su questo abbiamo fatto anche dei contenuti sui social un po' più lunghi in cui spieghiamo perché si usa questa espressione, però diciamo che in generale si ha la sensazione che fare attenzione a non ferire le altre persone, soprattutto se stai parlando di qualcosa che non ti riguarda, per esempio di una caratteristica che non hai, significa essere ipocriti. Cercheremo di capirlo, perché la nostra idea, la mia almeno, non è quella che si tratti di ipocrisia, si tratta solo di attenzione nei confronti di altre persone. Però quello che, come dire, che si è diffuso a partire dagli anni 70 forse negli Stati Uniti è l'idea che in realtà sia un atteggiamento ipocrita che ti impedisce di dire veramente quello che pensi. La cancel culture invece è l'idea che si cancellino delle cose che sono scomode, e quindi anche la sensazione che nel momento in cui tu fai qualcosa di sbagliato venga cancellata tutta la tua opera. Anche qui vedremo nel corso degli eventi, ne parleranno probabilmente Francesca Cavallo, Giulia Blasi, Lorenzo Gasparri, Marina Cuollo, vedremo invece cosa che succede e da dove nasce anche questa espressione. Quindi diciamo che non vi svegliamo tutto, perché ne parleremo, saranno forse i punti centrali delle serate. Ah beh, allora vedi che era una domanda intelligente. Vedi, giustamente, qua ci sarebbe la domanda bruciapelo, vista anche i fatti di cronaca, Lufthansa che toglie, signore e signori, ne parlavamo stamattina, cos'è? Politicamente corretto o ipocrisia, andare oltre? Un esperimento, un tentativo che potrebbe avere dietro semplicemente il desiderio di soddisfare una parte del pubblico o cavalcare l'onda, quello possibile, aderenti a determinate posizioni, cosa plausibile e possibile, oppure potrebbe essere un sano tentativo di ripensare il proprio modo di comunicare. Più probabilmente entrambe le cose, dentro Lufthansa ci sarà qualcuno che ha a cuore questi valori e qualcuno che non vedeva l'ora di cavalcare, come dire, un trend che funziona per riuscire a pubblicizzare meglio la propria attività. E certo, e farne una bella operazione anche di marketing, che voglio dire, se poi incontra anche delle istanze positive, va a rompere, no? Un paradigma, perché no? Non è così sbagliato, no? Forse concettualmente. Allora, l'appuntamento è 20, 21, 22 luglio al Parco Appio a Roma. Vogliamo ricordare un po' anche gli ospiti musicali, perché saranno tanti e super interessanti. Vai. Sì, ci saranno la rappresentante di Lista, che sono questo duo straordinario che... Qui abbiamo già chiacchierato qualche volta. Sono veramente eccezionali, 99 posse, ci sarà Willy Peyote, ci sarà El Raton, che molti di voi appunto ricorderanno come giudice di X Factor. E ci sarà di nuovo. Un produttore straordinario, e grande e lucido musicista. 99 posse, anche perché loro con le parole ci hanno giocato tantissimo. Voi siete consci che avete dato lavoro a un sacco di copywriter e un sacco di digital marketer, sì? Perché grazie a tutta questa confusione, perché in fondo è una grandissima confusione o esagerazione, insomma, si divertiranno tanto, lo vedremo, lo stiamo vedendo anche nelle pubblicità oramai, c'è questa cosa di dire e non dire, però io non dico più niente. Non si può più dire niente. È l'evoluzione. Ma invece è il momento di dire, è il momento di cercare di esprimere meglio le proprie posizioni. Lo speriamo. grazie mille, in bocca al lupo per tutto, speriamo di ritrovarci in quel di Roma con il vostro appuntamento. Non si può più dire niente, 20, 21, 22 luglio, Parco Appio Roma. Ringraziamo Andrea Colamedici e Maura Gancitano, a presto, seguiteli naturalmente sui loro social, tlon.it, Instagram, Facebook, loro sono attivissimi e grandissimi anche divulgatori. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a noi.